Centro Cinofilo Dog House a Druento Torino. Benvenuto a Leonardo Cicogna, addestratore cinofilo della Dog House di Druento. Ciao Leo. Eccoci, buongiorno, buon sabato a tutti. Qual è la differenza tra educazione e addestramento? Tentiamo in pochissimo tempo di fare chiarezza. Educazione e addestramento sono due cose diverse. Educare un cane vuol dire insegnare il giusto comportamento da tenere nelle varie situazioni che il nostro cane vive durante la sua vita. Vi porto un po' di esempi. Per strada incontriamo un cane che ci fa le feste, però queste feste sono delle feste un po' invasive, che magari ci salta addosso. Questo possiamo dire che non è un cane educato. Un cane che mentre mangiamo passa tutto il tempo ad abbaiare insistentemente fino a quando non gli allunghiamo qualcosa da tavola non è un cane educato. È un cane che tira perennemente al guinzaglio, non è un cane educato. E quindi è compito di una figura che si chiama educatore insegnare tutto ciò che è necessario affinché il cane diventi educato. Però attenzione, il lavoro dell'educatore è per lo più incentrato sui padroni, che hanno una figura ben precisa per il cane e sono coloro che hanno necessità di guidare in modo corretto il proprio cane attraverso delle regole. Addestrare un cane invece significa rendere capace un cane di eseguire un determinato comando. Se ad esempio una persona piace tantissimo l'agility, per fare un esempio, questa porterà il suo cane presso un centro dove insieme all'addestratore si insegneranno i comandi per superare gli ostacoli. Come si insegnano i comandi? Quindi come si addestra un cane? Bisogna partire da un concetto fondamentale, la motivazione. Perché la motivazione nel cane è quella cosa che lo spinge a fare qualsiasi tipo di azione pur di ottenere un premio. Da questo principio è facile capire come di fronte a un boccone oppure di fronte a un giochino esegue qualsiasi cosa il cane, dal saltare a un ostacolo ad entrare dentro un tubo se parliamo di agility, oppure eseguire comandi come un terra o un seduto. Esistono delle tecniche per fare in modo che il cane impari il comando. Le due più importanti sono il metodo naturale, da cui deriva il clicker training, oppure il luring. Con il metodo naturale noi andiamo a rinforzare un comportamento quando il cane lo propone per poi associargli il comando. Con il luring invece noi adeschiamo un cane con uno stimolo quale il cibo, che glielo si mette davanti al naso, e lui per seguire questo cibo esegue una traiettoria e fa una determinata azione, e quando è finita questa azione viene confermata. Con un numero di ripetizioni sufficiente si associa il comando. Quello è quello che facciamo noi alla Dog House, infatti è lavorare in questo modo, che si chiama rinforzo positivo, che fa associare in modo chiaro e divertente un comando a un'azione ben specifica. Che benefici porta addestrare un cane? Primo beneficio che porta è sicuramente il divertimento che si ha nel collaborare. Questo aiuta tantissimo la relazione con il proprio cane, che è un principio fondamentale per ottenere collaborazione. Se siamo poi persone competitive, quando noi vediamo dei risultati noi siamo strafelici, mentre il cane, oltre a essere felice dell'azione in sé, percepisce il nostro stato d'animo di felicità. Ecco perché, seguendo questa linea, nei nostri percorsi di educazione base c'è anche una componente addestrativa che varia di lezione in lezione, in modo da non annoiare il cane, ma anzi farlo divertire e fargli scoprire sempre qualcosa di nuovo. La cosa che ci fa molto piacere infatti è che ogni volta che un cane arriva al campo seguendo un percorso di educazione è sempre stracontento di entrare per fare lezione, e per noi questo è un segnale importante perché vuol dire che il padrone sta lavorando bene, divertendosi col proprio cane, e il proprio cane si predispone tantissimo nell'apprendimento. E allora ricordiamo tutte le coordinate per raggiungere gli amici di Dog House per una valutazione gratuita del vostro amico a quattro zampe. Chiedete naturalmente di Leonardo Cicogna, Dog House, Centro Cinofilo, il tutto in via Volta 34 a Druento in provincia di Torino. Potete chiamare anche un numero di telefono per informazioni, 392 839 76 64. Li trovate naturalmente su Facebook e su tutti i social. Dog House, Centro Cinofilo, Druento. Ciao Leo, alla prossima. Ciao, buon sabato a tutti. Ciao ciao. Centro Cinofilo Dog House a Druento Torino.